Comune di Lecce verso il dissesto, il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco Carlo Salvemini. Natale blindato, il prefetto di Lecce invita alla prudenza e al rispetto delle regole. Università e campioni incontrano gli studenti, così si apre al mondo sportivo. Ed ancora ben trovati, l'informazione su Lecce e la sua provincia. Come avete ascoltato dai nostri titoli, il Comune di Lecce lavora al ricorso per bloccare il rischio di dissesto. Ascoltiamo. Un Natale amaro, altro che felice, quello che potrebbe attendere leccesi con il Comune di Lecce sul baratro del dissesto finanziario. La Corte dei Conti regionale ha bocciato il piano di riequilibrio finanziario adottato dall'amministrazione comunale nel 2019. Ora si lavora al ricorso, ma l'opposizione incalza il primo cittadino e chiede le sue dimissioni. Purtroppo il tentativo di porre rimedio ad una situazione critica non è stato ritenuto proporzionale alle problematiche finanziarie e quindi non idoneo. Questa è la motivazione della Corte dei Conti. Cosa potrebbe accadere adesso e soprattutto cosa potrebbe cambiare per i leccesi? Per coprire un disavanzo di circa 73 milioni di euro c'è il rischio concreto di dover imporre un adeguamento della tassazione locale che avrebbe effetti durissimi sui cittadini. Tutte le speranze adesso sono riposte nel ricorso da presentare comunque entro 30 giorni, mentre il centrodestra accusa il primo cittadino di aver traghettato Lecce verso il periodo più buio vissuto dalla città e lo considerano l'unico responsabile per aver intrapreso una strada di risanamento da subito però considerata fallimentare. Ed allora a tal proposito abbiamo in collegamento in diretta telefonica il consigliere Gabriele Molendini. Consigliere, buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a voi e ai vostri ascoltatori, grazie. Consigliere, lei, la Corte dei Conti rileva dunque un elevato indebitamento finanziario, indebitamento che lei dice era già ai massimi con le amministrazioni che ci hanno preceduto e che fino al predissesto non era considerato un problema grave. La Corte tra l'altro conclude il piano di riequilibrio, per come dettato dal Comune di Lecce, non risulta proporzionato alle problematiche finanziarie esistenti ed idoneo sia in termini di competenza che in termini di cassa al risanamento finanziario dell'ente. Come a dire, ha precisato lei, consigliere Molendini, troppo grave la situazione, troppo tardo dunque l'intervento. Dice dunque che quella che è la situazione attuale evidentemente trova la sua radice e le basi nelle amministrazioni passate? Guardi, innanzitutto ci tengo a precisare una cosa, a beneficio anche dei nostri ascoltatori, certo, che tutte le aliquote dei tributi le abbiamo già trovate ai massimi e sono già ai massimi, quindi non potranno essere ulteriormente elevate neanche in caso di dissesto. Quindi da questo punto di vista sgombro il campo da un possibile equivoco. Per quanto riguarda la domanda puntuale che lei mi sta facendo, le dico, non è che lo dica io in quanto consigliere o presidente della Commissione Bilancio, lo dice la Corte dei Conti nelle 107 pagine della decisione, dove sottolinea che ci sono dei gravi squilibri e che questi gravi squilibri, con dei residui attivi e passivi che sottolinea essere datati oltre 5 anni dalla data in cui erano stati proposti, in cui era stata proposta la manovra, a giudizio della Corte, difficilmente risanabili nella modalità che è stata proposta. Io ritengo che ci siano gli estremi perché questo giudizio possa essere poi ribaltato dalle sezioni unite. Ovviamente non è una cosa scontata, ma ritengo che sia una possibilità percorribile. Voi, consigliere, siete infatti al lavoro per il ricorso, giusto? Sì, sicuramente. Devo dirle che mi sembra singolare che coloro i quali hanno generato l'imponente situazione debitoria e di grave squilibrio del comune durante la loro gestione trovino il modo di levare le loro voci. È veramente singolare, me lo consenta, perché il grave squilibrio è ereditato. Io le faccio l'esempio che come Presidente della Commissione di Bilancio… Consigliere, velocissimo, perché ho necessità poi di doverle togliere… Abbiamo approvato 4 milioni di debiti che risalivano a 10 e 20 anni fa e ne abbiamo approvati tantissimi, ora il campo sgombro, speriamo di
poter con difficoltà ma portare la barca in tranquillità. La ringrazio consigliere, naturalmente torneremo sull'argomento, grazie per aver accettato il nostro invito. E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale perché il prefetto di Lecce ha lanciato un appello alla stampa per diffondere quelle che saranno le attività delle forze dell'ordine per contrastare la diffusione del Covid-19, soprattutto nelle prossime festività natalizie. Il prefetto di Lecce Maria Rosa Trio, affiancata dai vertici delle forze dell'ordine, dopo la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza e dopo aver incontrato alcuni rappresentanti e gestori di diverse attività, ha chiesto alla stampa del territorio di fare da cassa di risonanza al suo appello. A partire dalla giornata di mercoledì partono i controlli straordinari interforze coordinati per far rispettare l'ultimo decreto anti-Covid del governo. Tutti i prefetti hanno l'obbligo di informare settimanalmente il governo sui controlli svolti, anche se si tratta di un monitoraggio a campione, sarà difficile sfuggire. E anche questo il messaggio che dalla prefettura di Lecce si vuole diffondere. Il prefetto, a norma dell'articolo 7 del decreto legge anti-Covid, deve organizzare i controlli in tutta la provincia e convocare il comitato alla presenza del sindaco di Lecce e del presidente della provincia. Come sarà fatto? Un'iniziativa che mira a tutelare la salute di tutti in un periodo così particolare come quello del Natale, che si spera di poterlo vivere in modo diverso rispetto a quanto accaduto lo scorso anno. Rivolgo veramente a tutti i cittadini della nostra provincia. Il buon senso è quello che deve prevalere. L'attenzione, perché qua stiamo tutelando due principi fondamentali, quello della salute e quello della parte dell'attività economiche. E poi anche perché, se noi dobbiamo parlare egoisticamente, oltre al problema della salute abbiamo anche il fatto che ci consente il rispetto delle regole, ci consente di poter andare nei ristoranti, mantenere tutte le attività aperte, andare al cinema, andare a teatro, condurre una vita normale. Quindi io chiedo veramente che, di poter, e sono sicura, perché già abbiamo fatto tutti tanti sacrifici e qui non abbiamo dei sacrifici perché non siamo in un lockdown, siamo semplicemente in un momento in cui avendo il Green Pass rafforzato possiamo continuare a vivere la nostra vita normale di tutti i giorni e sperando di poter anche affrontare queste nostre festività prossime in maniera serena, tranquilla, insieme a tutti i cari, agli amici, potendo uscire, che è già un grande successo. E da Campi di Salentina nella notte è stato messo a segno un furto all'interno di un discount all'ingresso del paese sulla strada statale. Si ipotizza che ad agire sia stata una banda di professionisti che avrebbero prima sfondato una porta sul retro e poi, una volta all'interno, avrebbero aperto un varco nel muro del locale dove si trovava la cassaforte, che poi sono riusciti ad aprire. Ancora da quantificare il bottino. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che stanno guardando i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero avere ripreso i malviventi. Ed ora ascoltiamo invece quella che è l'intervista all'assessore alla cultura del comune di Novoli. Assessore, Novoli ha un ricco calendario di appuntamenti proprio per le festività natalizie, per far compagnia ai suoi cittadini, ma anche per regalare il sogno di un Natale normale post pandemia. Ci dà qualche indicazione, anche qualche indiscrezione? Devo dirle che anche il titolo della rassegna che proponiamo per il Natale è un titolo propositivo. Abbiamo appunto scelto Illuminiamo il Natale e speriamo proprio che la luce di Gesù Bambino che arriverà possa effettivamente donarci serenità e continuità di una vita serena. E abbiamo cercato di mettere insieme degli appuntamenti che da un punto di vista culturale possano essere allettanti e richiamare non soltanto la nostra comunità nel nostro bellissimo teatro e anche per le vie del paese, ma anche spero cittadini dei comuni limitrofi. Un calendario fittissimo di eventi, quello proposto dall'amministrazione comunale di Novoli. Numerosi appuntamenti in teatro con rappresentazioni teatrali per l'appunto, ma poi ancora incontri con autori, cori di Natale, il tipico presepe, il paese in festa e l'appuntamento unico per i più piccoli, e c'è l'incontro con Babbo Natale. Ed è proprio l'assessore Sabrina Spedicato, con delega alla cultura, ad invitare i cittadini e non solo a godere di quello che l'amministrazione comunale ha organizzato per donare a tutti un po' di serenità.
grazie alle associazioni culturali e non solo del nostro territorio riusciamo a proporre alla nostra comunità. Vi aspettiamo numerosi per tutte queste iniziative, spero che la nostra comunità apprezzerà l'impegno da un punto di vista culturale, tutto a gratificare tutti coloro che vogliono seguirci da parte di tutta l'amministrazione che ha voluto vivamente questo calendario. Anteprima di Giù la maschera in onda su Antenna Sud sabato alle 12.45. Ospite questa settimana la senatrice Adriana Poli Bortone. Senatrice, Paolo Perrone è stata la sua più grande delusione di politica leccese? Sì, è stata una delle grandi delusioni. Lui è un grado di delusione maggiore rispetto agli altri, perché io al suo posto non avrei mai fatto una azione così forte in costituzione di parte civile nei riguardi di un sindaco che lo aveva tenuto come assessore al bilancio, tra l'altro, soprattutto, no? Per 9 anni, assessore anche ai lavori pubblici, insomma era un assessorato, erano degli assessorati molto importanti che aveva ricoperto per 9 anni. E non voglio parlare di gratitudine, perché la gratitudine oltretutto in politica è una parola che è in disuso ormai da tanto tempo, ma semplicemente di rispetto e di coscienza rispetto a delle operazioni che erano state fatte consapevolmente da tutti quanti insieme. Io non feci costituzione di parte civile nei riguardi di altre situazioni precedenti, perché ho rispetto soprattutto delle persone quando riconosco che alcuni errori che si possono anche compiere amministrativamente sono compiuti in buona fede, e quindi assolutamente non voglio fare una cosa del genere. E per cui mi ha molto molto addolorato quello che è stato fatto, ma veramente tanto, e ho preferito poi cancellare dalla mia mente determinate persone, perché non voglio portare rancore a nessuno, ma non voglio neanche ricordarle. Ed è tutto il TG dedicato a Lecce e la sua provincia. Termina qui, brevissima pausa pubblicitaria. Ci rivediamo tra poco per parlare di sport.